L'Opelastra completa la gamma e si attacca alla spina. Dopo la berlina 5 porte Ice e Hybrid, la Sport Tourer Ice e Hybrid e la GSE, ecco anche la versione 100% elettrica, proposta nelle tradizionali carrozzerie berline Wagon con un listino ancora tutto da definire. L'unica certezza è il prezzo di partenza della versione berlina, 39.900 euro. La carrozzeria è bicolore, piacciono il frontale caratterizzato dall'ormai immancabile Opel Visor e il paraurti anteriore dal design decisamente sportivo. I cerchi sono da 18 pollici. Buona l'accessibilità e la posizione di guida, mentre la dinamica è garantita da un telaio ultra rigido. Il guidatore può scegliere fra tre modalità di guida: Eco, 108 cavalli e 220 Nm, Normal, 136 cavalli e 250 Nm e Sport, 156 cavalli e 270 Nm. Bello, pratico e moderno il tunnel centrale, sul quale, oltre ai comandi delle marce, sono presenti vani portaoggetti molto utili, compreso quello all'interno del bracciolo. Cruscotto e Head Display sono i link verso un mondo tutto da scoprire, quello dell'interfaccia uomo-vettura. Il bagagliaio, che è uguale a quello della versione plug-in hybrid da 356 a 1268 litri, perde praticamente il doppio fondo, nel quale rimane solamente il kit per gonfiare gli pneumatici. Inoltre, visto che non c'è un apposito vano per il cavo di ricarica, si deduce che lo stesso debba essere alloggiato nel bagagliaio sacrificando ulteriore spazio. Trattandosi di una Opel, non si può fare a meno di citare il capitolo illuminazione, che per l'Astra Electric si basa sull'Intellilux Pixel a matrice di LED opzionali, composto di ben 168 elementi. La vettura non si fa mancare nulla, nemmeno dal punto di vista degli ADAS, i sistemi di assistenza alla guida, che, per l'occasione, propone il nuovo IntelliDrive 2.0. Ci sono sistemi di assistenza alla guida di livello molto elevato e in più aggiungiamo il cambio di corsia semiautomatico e altri elementi. L'autonomia dichiarata è di 420 km secondo il ciclo WLTP, ma se si schiaccia un po' sull'acceleratore, secondo noi ad occhio e croce diminuisce di parecchio. Quando la batteria è scarica, è possibile utilizzare stazioni di ricarica rapida fino a 100 kW di potenza, l'80% in circa 30 minuti. O, in alternativa, impiegando il caricatore di bordo trifase da 11 kW da collegare a una wallbox domestica.